Ecco, qual è la politica che ha adottato? Perché un'estate così intensa che parte da luglio e finisce a settembre? Ma io ho sempre detto che investire in cultura è un investimento a lungo termine, perché una città vive di cultura, ci sono molte energie in questa città che vanno rivalutate, abbiamo puntato molto sugli artisti locali, sui gruppi locali, sulle compagnie teatrali, anche locali, ma così anche abbiamo portato qui a Cosenza delle energie anche culturali che vengono da fuori per attuare questa contaminazione culturale che è necessaria. Io credo che questo sia importante per la nostra città, sia importante non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista delle attività commerciali, produttive che vivono anche di presenze sul nostro territorio. Quindi ho voluto puntare molto, diciamo, quest'estate, nonostante le ristrettezze economiche, anche riducendo un po' il budget, ma puntando appunto su una qualità di eventi anche alcuni conosciuti, cioè altri meno, però che hanno comunque un'alta qualità. Quindi avremo spettacoli, intrattenimenti, avremo una invasione di tutto, dal gusto alla poesia, alla letteratura, all'arte, all'architettura, alla musica. Avremo un'invasione nella nostra città che andrà appunto avanti da stasera fino a settembre. La particolarità è che investe un po' tutta la città, il museo all'aperto, ma il centro storico, c'è praticamente una città che, come tutte le grandi città d'arte italiane, vivrà per tutta l'estate. Sì, noi siamo partiti dal nostro centro storico, dal centro commerciale, da tutti quelli che sono gli spazi che la città ha a disposizione da un punto di vista proprio della pedonalità, quindi della voglia di vivere a piedi, diciamo, in qualche modo di contaminarsi insieme agli spazi aperti, liberi, agli edifici, però poi ci spostiamo in tutta la città, nelle zone, anche nei quartieri popolari, in tutte le aree che, diciamo, nel passato non hanno vissuto, non hanno avuto la possibilità di ospitare questi eventi culturali, perché noi vogliamo che tutta la città viva e che ci siano, così come nella nostra idea di una città policentrica dove ci sono in tutti i quartieri la stessa qualità e quantità di servizi, anche le attività e gli eventi culturali devono essere distribuiti in tutta la città in modo tale che ci sia una vita e un mix, diciamo, di funzioni e di vita 24 ore al giorno in ogni quartiere. Un'invasione che non va ad intralciare la programmazione della vicina Rende, anche qui si scorge la volontà di creare area urbana. Anzi, sto appena tornando da Catanzaro insieme al sindaco di Rende, con cui stiamo collaborando in un modo molto intenso, credo anche molto diretto, per raggiungere questo obiettivo di integrazione soprattutto dei servizi pubblici urbani, sì, dei trasporti, ma anche di una gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. E anche per le attività culturali abbiamo pensato appunto di fare in una logica di coordinamento, anche se adesso siamo partiti un po' all'ultimo momento, ma una rete, diciamo, di eventi e di attività culturali che insieme a Rende, insieme a Castrolibero, possa veramente vivere un'attività coordinata in cui i cittadini possono riconoscersi anche non solo fisicamente ma anche culturalmente nell'appartenenza a quest'area urbana. Mentre i cittadini vengono intrattenuti, su cosa di concreto sta lavorando l'amministrazione per cambiare realmente il volto della città? Noi stiamo lavorando su tante cose, su tante emergenze, devo dire sui servizi pubblici urbani, sull'organizzazione della macchina burocratica amministrativa, stiamo lavorando anche sulla necessità, diciamo, di fare velocemente progetti per cambiare l'assetto urbanistico, diciamo, la qualità della vita dei nostri cittadini, quelli che vivono nel centro, quelli che vivono nelle frazioni, quelli che vivono nei quartieri popolari. Quindi stiamo lavorando a 360 gradi, anche e soprattutto anche nelle attività culturali. Stiamo adesso affrontando il problema dei teatri, cioè è un'attività veramente intensa che ci vede impegnati su tutti i fronti. Nonostante ecco, le casse comunali languino. Sì, abbiamo una necessità anche legata all'emergenza casa, all'emergenza lavoro, quindi stiamo rispondendo, seppur in questo momento di difficoltà estrema, non solo della città di Cosenza, ma in senso generale anche per la mancanza e la riduzione dei trasferimenti dello Stato ai comuni, e adesso anche per il ritardo, perché per la prima volta dopo tanti anni abbiamo anche ritardo proprio nei trasferimenti dello Stato da parte dei comuni, però è che in questa congiuntura estremamente sfavorevole stiamo cercando di riorganizzare anche i servizi per ridurre anche
gli sprechi, se ci sono, laddove ci sono le gestioni di servizi che, che possono essere resi più efficienti, vuol dire, e che rimanga, diciamo, la qualità, che spesso comunque non c'è stata neanche con le risorse a disposizione, quindi stiamo lavorando su tanti fronti. Le manifestazioni d'estate sono sicuramente volte a risanare un pochino quella che è l'economia della città di Cosenza, quindi ad intercettare quel turismo forse mordi e fuggi, ma sono volte soprattutto ai tanti cosentini che restano in città. A quei cosentini, lei che si è rivolto tante volte e si rivolge sempre ai suoi cittadini, alla sua città, cosa chiede per questa estate? No, io ho pensato che i cittadini che rimangono in città debbano avere comunque la possibilità di avere a disposizione la qualità, anche quantità di attività culturali, che così, anche per passare nel migliore dei modi questi mesi estivi, utilizzando e usufruendo anche degli spazi liberi del verde che c'è nella nostra città, che stiamo riprendendo anche grazie alle cooperative sociali e alle guardie forestali che stanno facendo un'attività di bonifica, di pulizia, diciamo, e anche di ristrutturazione del verde nella nostra città. Credo che sia importante anche per le attività produttive, soprattutto quelle commerciali, avere la presenza di turisti o anche persone che vengono dalla nostra provincia qui a Cosenza per assistere, per visitare la nostra città, per partecipare a queste attività, a questi eventi culturali. Un'altra iniziativa credo che partirà giovedì, abbiamo creato un servizio di accoglienza turistica per i turisti che vengono nella nostra città e che non avevano ospitalità perché non trovavano le strutture adeguate. Abbiamo ottenuto un pullman scoperto che girerà nella nostra città attraverso delle guide proprio che illustreranno i monumenti più importanti e faranno un tour nella nostra città, e quindi anche questo servizio in collaborazione con la Camera di Commercio, ringrazio anche il Presidente Gagliotti, abbiamo organizzato e sarà reso disponibile nelle prossime settimane. Direi estate cosentina che include due manifestazioni, due cicli. Uno è le notti al MAB, che è quello che parte stasera e si conclude dopo 5 serate il 16 di luglio, e quello più importante e più tradizionale, Invasioni a Cosenza 2011, che parte il 18 di luglio, che è lunedì, e si esaurisce il sabato 3 settembre. Quindi un'invasione a lungo raggio. Cosa vedremo? Okay. Ma diciamo che seguendo le indicazioni del sindaco e soprattutto la visione del sindaco, ci è sembrato, con la difficoltà di tempi molto corti e di una scacchiera complicata da un punto di vista finanziario, quindi dei fondi che erano stati già assegnati, pochi e molto costretti dai limiti, siamo riusciti a mettere in piedi un'estate che potesse privilegiare la qualità e un intrattenimento con un orientamento culturale molto forte. Quindi valorizzare zone della città e non solo il centro storico ma la città intera, con delle manifestazioni che potessero soddisfare il tempo libero che d'estate la città ha più degli altri momenti dell'anno. Ecco, Cosenza normalmente è una città vuota d'estate, quest'anno invece si vuole connotare come le grandi città d'arte. Cosenza l'estate offre un cartellone di tutto riguardo, offre un intrattenimento per turisti e cittadini? Ma l'idea è proprio questa. Innanzitutto riteniamo e abbiamo ritenuto con il sindaco che la città non si vuoti più come era abitudine in momenti più prosperi della nostra storia, e questo non accade solo a Cosenza ma accade in tutte le città d'Italia, quindi molta parte della cittadinanza rimane in città e ha necessità appunto di trovare una risposta del proprio tempo libero e anche con un indirizzo culturalmente valido, perché questo possa fruttare non solo divertimento ma anche qualche indicazione di crescita culturale, che è poi crescita reale da un punto di vista di sviluppo sociale ed economico della città. Questo è riferito ai cittadini di Cosenza ma anche riferito a un turismo che sempre di più si fa nomade e girovagatore, con una brutta parola, ma che coglie non solo la costa dove c'è il mare ma anche momenti più interni, quindi sempre validi durante tutta l'estate. Solo qualche appuntamento di punta? Beh, innanzitutto abbiamo due appuntamenti musicali molto
molto importanti che sono Zucchero, che è organizzato da un'organizzazione privata e che però è stato incluso di tutto diritto nel cartellone di invasione perché ci è sembrata un'offerta qualitativamente molto alta e molto apprezzata dalla cittadinanza. L'altro è Alex Britti, il 7 di agosto, un concerto gratuito che di nuovo riflette una scelta particolare in una offerta musicale molto variegata, diciamo con un taglio un pochino più interessante di altre musiche rock o pop che invece sono soltanto di intrattenimento.